Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi ritorniamo nella serie di Ice Cream perché voglio farvi vedere alcuni dettagli nascosti all'interno del gameplay teaser. Ma non solo, vi farò vedere pure delle nuove anteprime ufficiali che ancora non vi ho mostrato. Adesso potete vedere insieme tutte quante queste novità, ma prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ma adesso direi di partire. Cominciamo e direi di partire proprio qua dal teaser gameplay. Per chi non lo sapesse, infatti, questo qua è una sorta di teaser che ci fa vedere alcune scene del gioco stesso. Vediamo meglio tutto quanto. Ma allora, come ben sappiamo, sto teaser comincia appunto con Mike che dice: hanno attivato il sistema di sicurezza. E purtroppo sì, Rotta a quanto pare aveva un sistema di sicurezza all'interno di questa fabbrica. Lo utilizzerà per chiuderci dentro. Lo scopo del gioco infatti è quello di disattivare questo sistema di sicurezza per poi potercene scappare via. Ma per far sta roba qua dobbiamo disattivare tre generatori che sono sparsi all'interno della fabbrica. Ma per fortuna noi sappiamo dove trovare, perché ormai sta fabbrica la conosciamo a memoria. Sappiamo tutto di sto posto. Guardate, aspettate, voglio vedere meglio quella scena. Non fa vedere. Dov'è? Non c'è Sister Madeline. Avete visto? La sua retta. Non c'è la scena in cui viene chiusa nella fabbrica. Vabbè, non importa. Partiamo proprio da questa immagine. Come ben sappiamo, uno di questi sistemi di sicurezza si trova all'interno dello shopping. Ve l'ho fatto vedere pure nel video di ieri, no? Insomma, ma voglio proprio vedere meglio questa schermata perché ci sono alcuni dettagli nascosti. Per prima cosa, vabbè, qui c'è il macchinario. Dobbiamo a quanto pare posizionare qualcosa lì perché c'è proprio la mano. Dobbiamo interagire con la mano lì sopra. Ma poi guardate lì, nello sfondo, ci sono Charlie e Jay. Cioè, noi possiamo interagire quindi con gli altri personaggi toccandoli. Ma cosa succede? Forse se li tocchiamo, ci scambieremo tipo, non lo so, gli oggetti che abbiamo in mano. Oppure scambieremo proprio il ruolo. Ad esempio, non lo so, io sto giocando come Mike. Interagisco con Charlie e divento Charlie. Gioco come Charlie. Poi noto che lo shopping è stato un po' rimodernizzato perché ci sono pure degli articoli nuovi che non c'erano negli altri capitoli. Beh, buono, dai, non vedo l'ora di vedere questa parte qua, di esplorarla. Andiamo sempre avanti. Qui invece c'è Liz, che guardate qua. Guardate bene che cosa tiene in mano. Ha un foglio. E poi però la mappa è appesa. Quindi quel foglio che sta tenendo in mano Liz è qualche oggetto strano che noi non conosciamo adesso. Cioè, che cosa contiene quel foglio? Ma soprattutto, come ci ritorniamo qua all'interno di questa zona? Io veramente mi chiedo come saranno i passaggi che utilizzeranno i bambini per muoversi tra una zona e l'altra. Perché ora vabbè. Per andare nella stanza del telefono sappiamo che c'è la scala diretta e ci porta lì. Per andare nel museo sappiamo anche come arrivarci, perché c'è la grata che ci fa arrivare ai magazzini, da lì possiamo raggiungere sempre il museo. Ma la cucina e il laboratorio, come li raggiungeremo? Cioè, non c'è un passaggio diretto, oppure magari c'è, ma per il momento non lo conosciamo. A meno che la porta segreta della discarica non si apra. In tal caso, dalla discarica potremo raggiungere i piani superiori. Oppure tramite tunnel, infatti Rod si muoveva tra una zona e l'altra attraverso, no, non i tunnel, con i tubi, usava sti tubi per muoversi. E qui siamo invece dentro la casa di Rod, dove c'è questo macchinario, cioè veramente sono enormi questi macchinari. Ma qui, guardate cosa c'è, peccato che non posso zoomare perché sono con il PC, da telefono posso zoomare con le dita. Qui se faccio con le dita non succede niente, quindi spero di poter farvi vedere appunto meglio quello che voglio far vedere. Allora, qui su questo mobiletto blu c'è un'arma e questa mi sembra che sia la pistola a microonde che noi abbiamo utilizzato su, come c'è chi si chiama, su Screen 5, quella che Mike ha craftato. E poi anche qui la porta è chiusa con un lucchetto. Quindi o dovremmo, tipo, non lo so, utilizzare questa pistola a microonde per mettere in tilt il generatore. Oppure dovremmo fare altre cose, anche perché qui la manina non c'è. Cioè, mentre nel generatore che abbiamo visto in passato qui c'è la manina sul coperchio, negli altri generatori non c'è, quindi forse ogni generatore ha un modo diverso per essere disattivato. Ma andiamo sempre più avanti, qua possiamo, vabbè, notare un Boris messo fuori uso, ma che lo stanno riparando. Ci stanno pure mettendo dei televisori. Ma perché? Ma cosa abbiamo fatto? I TV Man della Skibidi Toilet? Vi giuro, io appena l'ho visto ho pensato subito al TV Man. Però vabbè, questo progetto di Boris esisteva ancora prima della Skibidi Toilet, perché i Keplerians l'avevano già immaginato nel 2021, quindi comunque ancora non c'erano questi Skibidi Toilet.
Ah, poi anche sta parte qua, possiamo notare infatti un Charlie che indossa la maschera, ma questa maschera potrebbe averla recuperata all'interno della cucina. Infatti si scopre tramite la scena successiva, questa qui di Matty, che noi torneremo in cucina e Matty sarà ancora più arrabbiata, ma guardate meglio anche qua, a quanto pare non tutte le zone della cucina saranno accessibili perché il sistema di sicurezza ha chiuso alcune strade. Possiamo proprio vedere qua che ci sono le grate che hanno sbarrato alcune porte, quindi dovremo fare molta, molta, molta attenzione. E un Mike che sta utilizzando un computer. Scusa, Mike, non è per dirti, ma come fa ad usare il computer così? Dall'altro lato, sta utilizzando il computer di lato. A meno che non abbia messo mano a qualche marchingegno che si trova lì lateralmente. Però, cioè, se io devo usare un computer, mi metto davanti, non lateralmente al monitor. Vabbè, lasciamo perdere. Sicuramente c'è un motivo, che però per il momento magari non possiamo vederlo da qui. Qui siamo sempre dentro il laboratorio, quello del settimo capitolo. Ma qui, guardate che abbiamo il coccodrillo che ci vuole mangiare. Caro coccodrillo, mi spiace, ma non ce la farai perché noi saremo molto più furbi di te. Ah, aspettate, aspettate. E qua è andato subito avanti. Questa scena è molto particolare perché qui possiamo intravedere addirittura tre nuovi elementi introdotti nella saga di Ice Cream. Innanzitutto c'è il meccanismo di sicurezza del garage, che in passato non c'era. Rod poteva aprire il garage, non lo so, forse aveva un telecomando o qualcosa, e lo apriva. Nell'ottavo capitolo, tramite il sistema di sicurezza, è stato aggiunto questo ulteriore meccanismo di sicurezza del garage che noi dovremmo disattivarlo attraverso un'arma. E guardate cosa abbiamo: abbiamo lo shotgun. Per la prima volta nella serie di Ice Cream abbiamo uno shotgun che mi ricorda tanto anche quello che abbiamo su Mr. Meat, no? No, ma dai, ma perché sto shotgun? Ma dove l'hanno tirato fuori? Poi altra cosa ancora, sopra il furgone finalmente possiamo notare l'invenzione segreta di Rod e a quanto pare, dopo lo vedremo pure meglio, è una sorta di cannone che possiamo utilizzare per congelare. Molto molto utile sta roba qua e poi andiamo sempre più avanti, quest'altra scena è molto particolare. Allora, qui siamo dentro una stanza di Rod, da questa stanza ci sono delle telecamere, ma una di queste telecamere mostra che la stanza di estrazione è aperta, la porta rosa è aperta. Quindi a quanto pare si ci potrà entrare. E io, come vi ho detto nel settimo capitolo, quando Rod insegue Charlie, Rod si dimentica di chiudere la porta. E infatti lì possiamo vederla aperta direttamente. Potremmo entrarci e chissà che cosa ci sarà dentro. E guardate qua chi c'è, la nostra cara suoretta. Ma qui voglio pure far vedere che dietro di lei ci sta il bagno. Quindi suora, non è per dirti, ma sei uscita dal bagno? Così chiedo per curiosità. Una suora veramente molto molto arrabbiata, che appena vede lì un ciabiboy davanti lo insegue perché non è suo figlio. Ma scusa, cara suora, sono pure passati gli anni. Come puoi pretendere che Rod sia ancora un bambino? Cioè, va bene che non lo vedi da una vita, perché da quanti anni non la vede? Da quanti anni non si incontrano Rod e Sister Mother? Cioè, è vero che Rod aveva 4 anni ai tempi, ma ormai qua sono passati gli anni, cioè Rod è diventato un adulto. Sono passati un bel po' di anni, quindi, cara suoretta, non lo troverei come bambino. Mi spiace restare delusa, ma sarà un uomo anche bello. Bello arrabbiato, ecco, arrabbiato come te. Guardate, guardate che faccia che fa Sister Madeline. Andiamo sempre avanti, qua. Ecco, io vorrei capire sta roba. Sto furgone, come ci è arrivato? Chi è che l'ha guidato, tra l'altro? Potevo proprio notare un Charlie che si è arrampicato, che sta facendo un salto. Charlie che fa robe ginniche, ma questa mi è nuova. Va lì sopra, a quanto pare cerca di utilizzare l'invenzione segreta di Rod. E guardate qua, c'è qualcuno che guida il furgone. Io vorrei capire chi è. Chi è che guida sto furgone, perché qua sono tutti bambini. Possiamo notare che Charlie utilizza questa invenzione per congelare i mini Rod. In questo modo, vi ricordate una cosa? Rod disse: faccio un'invenzione in modo da poter prendere più bambini possibile in un colpo solo. Prima lui praticamente avvicinava i bambini con il gelato, li congelava e li metteva nel furgone. Questo meccanismo invece congela direttamente senza doversi avvicinare ai bambini. Quindi lui a distanza può fare le varie cose. Guardate lì. Ah, poi anche sta scena qui è molto particolare perché c'è un Charlie che mette una sagoma lì davanti. Dopodiché colpisce Boris. E guardate qui Boris che si arrabbia. Ma cosa farà adesso Boris? Ma dai! Tutto quanto arrabbiato. Sì, guardate, sembra tipo uno degli schibidi toilet con queste televisioni qua sulle spalle. Però vabbè, dai, io veramente mi chiedo perché ci sia sta televisione. Cioè, cosa ci deve fare Boris? Boh, no, non lo so. Boris, a quanto pare, è diventato appassionato televisivo. Da mettersi pure il televisore sulle spalle. A parte tutto, possiamo notare qua i bambini che se ne scappano via. Ma io non credo che questo sia il vero filmato finale. Perché, cioè, veramente, questo sarà il finale di Scream 8? Cioè, io ci rimango male, vi giuro. Spero che non sia questo, perché significa che i Keplerians ci vanno a spoilerare già il finale all'interno di questo teaser trailer. Spero vivamente di no.
Ma poi possiamo notare che il furgone torna indietro, quindi forse il furgone viene utilizzato, viene mosso non per il filmato finale, ma per qualche altra cosa che per il momento ancora non possiamo scoprire. Ma io non vedo l'ora di esplorare tutta quanta sta roba della mappa perché ci sarà tanto tanto da vedere. E qui possiamo vedere un Boris tutto quanto arrabbiato che prende vita, torna in vita ancora più arrabbiato che mai, pure con gli occhi rossi perché veramente non lo so cosa. E vuole vendicarsi contro i bambini, ha gli stessi occhi rossi che hanno pure Sister Madeleine, anche se lei vabbè ce li ha rossi per un altro motivo. Vediamo se Metti ce li ha. No, Metti non ha gli occhi rossi. Ha soltanto la parte centrale rosa, ma non ha gli occhi rossi illuminati in quel modo. Va bene, dai. Andiamo a vedere soltanto più l'altra anteprima ufficiale di Ice Cream 8. Lo potete vedere attraverso questo video che i players hanno pubblicato sul loro profilo Twitter. Quindi tocchiamo subito play. Questo è il video che fa vedere appunto il conteggio delle pre-registrazioni, no? Possiamo vedere che a quanto pare il 1,5 milione è stato raggiunto. Ma che bello! E se raggiungiamo nel giro di una settimana il 2 milioni, possiamo avere la skin di Rod. Ecco qua, vediamo appunto 1,5 milioni e 81. E mancano ancora circa mezzo milione. Non lo so se ce la faranno i Keplerens, però questo qua è veramente un risultato altissimo. Per un gioco sul Play Store raggiungere 1,5 milioni, fidatevi che non è poco. Cioè, penso che neanche i capitoli con maggior successo dei Keplerens abbiano raggiunto un numero così alto. E il numero è sempre in crescita, giorno dopo giorno va sempre più avanti. E in questo modo si vanno a sbloccare finalmente le skin dei bambini, guardatele qua! Allora, una skin è Mike con il cappello che abbiamo visto come si chiama, nel terzo capitolo. Poi Charlie Chef, anzi, Chef Charlie col cappello da chef e baffi proprio da cuoco, no? E Lise cos'è? Con un cappello rosa, gli occhiali da sole, forse è Lise che vuole fare la persona che... Non lo so, non so come definirla sta skin di Lise. Però Lise è vestita in quel modo e Jay con gli occhiali da sole, uguale ai miei che però non ce l'ho qui vicino, ma ce l'ho dall'altra parte. E poi una bandana sulla testa. Vabbè, quella di Jay già la conoscevamo, ma non sapevamo le skin degli altri bambini. Chissà come saranno invece le skin di Rod, sono veramente molto molto curioso. Vediamo come prosegue il video, se ci fa vedere qualcos'altro, mi sa di no, mi sa di sì, non ho idea, niente, fa vedere soltanto qua, le skin che ruotano. Quindi io direi di fare una cosa, va, tanto altre novità per il momento non ce ne sono e tenetevi pronti perché Scream 8 sta per arrivare molto 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 presto, il 15 dicembre potremmo scaricarlo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spalliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. E ci vediamo al prossimo video. Come sempre, vi auguro buona giornata, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti!